Salve amici, benvenuti in un nuovo video. Anche oggi andiamo a vedere una video ricetta, una ricetta italiana, una ricetta classicamente, tipicamente italiana, ma vista in chiave brasiliana, fatta dai brasiliani, quindi, come abbiamo visto nelle precedenti ricette, aspettiamoci qualcosina di diverso, qualche ritocco, diciamo così. Oggi andiamo a vedere spaghetti alla carbonara. Allora, ragazzi, parliamoci chiaro. Gli spaghetti alla carbonara, sono una ricetta buonissima, ma non è una ricetta molto complicata da fare. Pochi ingredienti, ma quelli giusti, qualche piccolo accorgimento. Insomma, anche chi non è un mostro ai fornelli, credo che un piatto di spaghetti alla carbonara decenti li possa fare. Ripeto, sono pochi ingredienti, ma che siano quelli giusti, e comunque qualche piccolo accorgimento ci vuole, ma comunque una ricetta che non ci vuole per forza cracco per farla. Altra piccola precisazione che voglio fare prima del video, perché so che poi magari sarà una delle prime cose che potreste menzionare nei commenti. In questa video ricetta per la carbonara userà il bacon e non il guanciale, perché ve lo garantisco che qui in Brasile il guanciale, io non voglio dire che sia introvabile, ma quasi, è super, 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 super difficile da trovare. È un prodotto veramente raro qua. Quindi anch'io, dico la verità, a casa, quando mi voglio fare una carbonara, compro un buon bacon e lo faccio col bacon proprio perché il guanciale non si trova. Ma credetemi, credetemi, guardando questa video ricetta, temo che questo dettaglio non sia quello più spaventoso di tutti. Non sia il più spaventoso di tutti. Ma insomma, dai, andiamo a guardare il video insieme. Allora, guardiamoci il E a gente começa picando o Ah, bacon em bacon cubinhos. tagliato a E cubetti aí é só levar para uma in frigideira, uma padella panela, per para a gente fritarlo. fritar esse bacon. Se precisar, pode colocar Ah, um sta pouquinho dicendo de che óleo. eventualmente ci potete aggiungere un E filo enquanto d'olio, frita o se bacon, a serve. gente já coloca água em uma panela e assim que levantar a fervura, a gente Già já mettere gli coloca o spaghetti macarrão. nell'acqua bollente. Enquanto o bacon e o macarrão estão lá na panela, em um In un recipiente recipiente você coloca o mettere creme de due leite, pacchetti as gemas, aqui eu já tirei aquela di pellicola che panna envolve a gema perché è ela e che dà o due. No, cheiro, o gusto attenzione, forte do attenzione un ovo. attimo, Coloque também o attenzione un queijo e attimo, tempere a gusto aspettiamo. usando. Allora, un attimo d'attenzione, un attimo d'attenzione. Allora, nella bowl ha messo due scatolette di panna da cucina, poi ha aggiunto due tuorli d'uovo. Guardate, ha avuto, non so per chi non capisce il portoghese, ha avuto l'accorgimento, veramente l'accorgimento, di togliere, avete presente quella pellicola, quella leggerissima pellicola che avvolge il tuorlo, che poi in realtà è quello che dà il forte dell'uovo. Allora, ha avuto l'accorgimento di eliminare la pellicola al tuorlo. Però poi guardate voi che cosa sta combinando. Continuiamo a guardare, dai. Sal e um pouquinho de pimenta. Uma dica Allora, legal é que se você não formaggio che quer que o non è seu creme fique pecorino, tão ma não è grosso, neanche pode passar um pouquinho de parmigiano. leite nessa hora aqui. E Ah, assim que o bacon estiver pronto, a gente já. altra precisazione per chi non capisce il portoghese, ma è giusto, puntualizzare. In tutta quel mappazzone che sta facendo con panna, uovo, quel formaggio che non ho capito bene cosa sia, grossolanamente grattugiato, ha detto che eventualmente, se dopo tutto quel mappazzone vi risulta un po' spesso, un po' grosso, potete aggiungergli anche un pochino di latte. Quindi non bastano due scatolette di panna, eventualmente metteteci anche un pochino di latte se risulta un po' troppo mappazzone. Proseguiamo, ragazzi. Aí desliga o fogo e reserva. Allora. E
quando o macarrão estiver no ponto, é só desligar o fogo e escorrer essa água. E agora a gente vai montar o nosso prato. Aí eu estou usando aqui a frigideira porque eu estou fazendo uma porção, mas você pode fazer tudo junto. E aí você pode usar aquela panela onde você cozinhou o macarrão. O primeiro passo é colocar o bacon e aí deixa ele bem quentinho, se ele já estiver há muito tempo reservado. Depois você já coloca o macarrão. E por último, coloca o creme. E aí é só misturar Scusa, bem. Carbonara, a gente chiedo assim, scusa. Scusa, carbonara, tá perdona. Pronto pra servir. Lembrando que nessa hora a família já tem que estar toda reunida esperando lá na mesa. Sim. Porque esse prato deve a gente tem già tutti a tavola perché bisogna aspettare. E tá prontinho, che è dal momento servir, in cui quel formaggio si scioglie bene da. A gente usa o leite no creme quando non usa. Nesse aqui eu tô usando leite. Attenzione, attenzione. Attenzione. Sta dicendo che adesso mostrerà due porzioni, una fatta con quel mappazzone, diciamo, normale, l'altra porzione invece sarà fatta con il mappazzone con anche un pochino di aggiunta di latte, quindi mostrerà anche le due versioni, mappazzone normal e mappazzone plus. Adesso vediamo come viene. Sto usando leite, somente aquele creme mais grosso. Questa, la seconda, è senza l'aggiunta del latte, la prima è con l'aggiunta anche del latte. È lo mesmo, gente, só muda un po' la textura del creme mesmo. Bom? E buon appetito. Insomma, alla fine ha detto che con l'aggiunta del latte il gusto rimane uguale, solo cambia un pochino lo spessore appunto del mappazzone, che con latte ovviamente viene un pochino più liquido, l'altro rimane un po' più denso. Ragazzi, cosa vogliamo dire, ragazzi? Cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo dire? Spaghetti alla carbonara. C'è... Non lo so, bisogna scavargli la fossa alla carbonara. Qui è difficile, veramente difficile, ragazzi. Mi viene difficile veramente commentare questi spaghetti alla carbonara, no? Allora, è una ricetta completamente diversa. Non è uno spaghetto alla carbonara. Vorrei provare ad assaggiarne una forchettatina per capire che tipo di gusto hanno. Ovviamente sarà un gusto di un altro pianeta rispetto alla carbonara. Qui parliamo proprio di un'altra, cioè, ma non è neanche una rivisitazione, cioè questa è proprio un'altra ricetta, ragazzi. Questa è un'altra ricetta. Due scatolette di panna. Allora, diciamo che, tra virgolette, il procedimento di base è abbastanza corretto, nel senso che si inizia prima a rosolare il bacon, perché ho detto che qui il guanciale non c'è, diciamo, il bacon, si mette subito la pasta nell'acqua a bollore, quindi già si inizia nella maniera giusta. Poi, quando si dovrebbe iniziare a fare il composto di uova, pecorino, sale, pepe, è lì che arriva poi tutto il mappazzone con la panna, ripeto, ha quell'accortezza di togliere la pellicola e i tuorli e poi combina il macello, combina il disastro, combina un pandemonio. ragazzi, qua voglio sapere anche qui che cosa ne pensate, e scrivetemelo nei commenti, ovviamente. E niente, ragazzi, come sempre io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciarmi un like. Spero che con questi video di video ricette rivisitati ci stiamo divertendo, vi sto intrattenendo, ci facciamo veramente quattro risate insieme. E che dire, ragazzi, noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!